Il ciclo di sterisi magnetica è ben spiegato dal libro Amaldi, che mostra anche tutte le varie fasi, fino alla magnetizzazione permanente con il campo B residuo, questo e questo residuo a rovescio, e spiega quindi la magnetizzazione permanente perché l'ordinamento, cioè l'allineamento dei momenti magnetici microscopici dei vari atomi, rimangono parzialmente allineati nel tempo senza che sia più necessario l'effetto di un campo magnetico esterno B0. E spiega anche che per smagnetizzare questo magnete permanente bisogna raggiungere la temperatura di Curie.